mondo intero è a un bivio. L'umanità ha un bivio perché ci troviamo di fronte a forse una delle più grandi sfide. Abbiamo attraversato l'era fossile che ci ha permesso grandi cose come l'industrializzazione, l'avanzamento della medicina, la mobilità individuale di uomini e di merci. Ebbene, tutto ciò non sarà più possibile. Abbiamo costruito un modello che si è alimentato di petrolio e gas finora. Sappiamo che per motivi geologici sul lungo termine e per motivi climatici noi dobbiamo sterzare rapidamente. E per sterzare rapidamente c'è una rivoluzione in atto nel mondo. Questa rivoluzione si basa non solo sulle energie rinnovabili, dove il problema non è più tecnologico, ma è un problema politico. Ci vuole la volontà politica di sterzare con decisione verso un nuovo modello di società. Perché la società delle rinnovabili non è semplicemente sostituire l'approvvigionamento energetico con altre forme di approvvigionamento, è proprio un altro sistema. Quindi si parla di un nuovo modello di mobilità, un nuovo modello di produzione e soprattutto ricordiamoci che noi dobbiamo anche efficientare i processi produttivi, a partire innanzitutto da quella che è l'edilizia. Abbiamo un patrimonio edilizio europeo che è un colabrodo energetico, quindi possiamo tranquillamente sostituire non quel poco gas che verrebbe a mancare forse con la chiusura di poche trivelle, ma possiamo proprio evitare di consumarlo, e questa è la sfida più intelligente. Nel mondo c'è una rivoluzione in atto, abbiamo paesi non secondari come la Svezia, come l'Olanda recentemente, che vuole vietare entro pochi anni le macchine a combustione interna, la Nuova Zelanda, la stessa Cina. Abbiamo paesi da noi considerati in passato sottosviluppati come il Marocco o come l'Uruguay, che stanno prendendo decisioni politiche e stanno realizzando le cose. Da noi se ne parla, e Renzi ne parla all'estero andando a mostrare, come ha fatto recentemente con Obama, la tecnologia italiana. Ebbene, la tecnologia italiana può realizzare determinate cose, eppure è un segnale che le realizzi all'estero ma non le realizzi in Italia perché non c'è il quadro politico adatto. Chiudo dicendo che, come ha detto a fronte, le attività estrattive sono capital intensive, ovvero a fronte di grandi capitali che non tutti hanno, producono a parità di investimento pochi posti di lavoro rispetto all'energia rinnovabile e alle tecnologie green, che sono invece labor intensive. Allora noi abbiamo bisogno di tecnologie e di investimenti labor intensive per ridistribuire quello che è il reddito, il capitale, e permettere di vivere dignitosamente a più cittadini. È per questo che il governo vuole stoppare questo referendum, perché vuole privilegiare gli interessi dei pochi ai danni di molti.